Ciao amici e bentornati, questo è il 60° episodio della nostra partita con Bisanzio e guardate che bella sorpresa ho per voi. Il nuovo re di Brandeburgo è Albrecht Paleologos. Non ce ne eravamo accorti nella scorsa partita, ma evidentemente il vecchio re di Brandeburgo è morto e ha lasciato come erede un ventenne della nostra dinastia. La successione al momento è ancora disputata, ma in questo caso non penso avremo altrettanta fortuna visto che il re è ancora ventenne. Avevamo in realtà poche possibilità, qui stavo osservando anche le culture, però come vedete non abbiamo nessuna cultura vicina ad essere accettata. L'unica che ha qualche speranza, secondo me, è quella lombarda, perché se riuscissimo a conquistare più province, potremmo raggiungere il 20% richiesto. Avevamo poche speranze in realtà di riuscire nella nostra, in questa impresa, ma siamo stati alquanto fortunati. Dopo la sfortuna della Boemia abbiamo avuto fortuna col Brandeburgo. E perciò la nostra dinastia finalmente è riuscita a espandersi anche un po' oltre i confini dei Balcani. Intanto però il nostro impegno principale è in Anatolia, dove stavamo portando avanti questa guerra con i Mamelucchi, con gli ottomani, i Mamelucchi e tutti i loro alleati. E non è facilissimo, vista la loro numerosità. Sono numerosi. Allora, purtroppo questi lituani sono lontani. Qui potrebbe esserci l'occasione, ecco, di attaccare gli ottomani, però sono alquanto numerosi e dovremmo cercare, secondo me, di portarci, di portare con noi i lituani. Vediamo se riusciamo a prenderli. La mia intenzione, come vi dicevo, è di salvaguardare anche un po' la manodopera, quindi se non avremo occasioni particolarmente propizie, non intendo, ecco, ingaggiare gli ottomani, in battaglia, almeno lascerò fare più ai miei alleati la cosa, anche perché vedete, i francesi si stanno prodigando in Egitto, abbiamo anche, stiamo supportando le rivolte ai siriani. Una cosa che però volevo fare, prima di tutto, comunicarvi che questo essendo il 60° episodio, vi lascerò le mappe del mondo, insomma la mappa del mondo in descrizione e anche il confronto con la vecchia partita, la partita ormai atavica, potremmo dire, la mia prima partita con Bisanzio, che fu anche la prima partita che completai in Europa Universalis 4. Invece volevo cambiare e reinserire di nuovo per le nazioni interessanti questi eventi, la comparsa di questi eventi, perché vorrei essere comunicato, vorrei essere informato subito in caso muoia un erede, però proprio perché adesso mi compiranno più eventi voglio anche togliere alcune nazioni che non sono utili a questo scopo. Mamelucchi teniamoli, ma voglio ridurre al minimo, insomma, la quantità di nazioni per cui mi compaiono notizie. Napoli non serve. Beh, Milano teniamola perché la Repubblica Ambrosiana di Milano. Beh, in realtà non ci serve Milano. Il fatto che è interessante per altre ragioni Milano, cioè ragioni più propriamente belliche. Non c'è la Crimea, direi che possiamo toglierla. La Boemia in realtà era utile. Aragona è sotto la Castiglia, non ci interessa. Allora, ok, dopo questo piccolo cambiamento di impostazioni, direi di procedere con molta cautela. Abbiamo un diplomatico libero, però. Non lo userei ancora per fare la nostra missione, perché abbiamo già quasi
intero, insomma, abbiamo già abbastanza punti militari e lo farei una volta che iniziamo l'occidentalizzazione, perché come vedete l'Austria è passata di un livello, quindi siamo pronti appena finiamo la guerra a occidentalizzarci. Qui abbiamo parecchie navi. Questi sono navi. Va bene, niente che. Stiamo attenti a quel che accade. Io procederei con la massima cautela al momento. Potremmo rimandarlo. Anzi, consideriamo già, magari potrebbe essere che alcuni dei nostri nemici potrebbero già accettare una qualche forma di pace con noi, una pace bianca possibilmente. No, siamo ancora molto lontani. Va bene. Vorrei distruggere questi climei, ma non possiamo far pace con la Crimea, vabbè. Bene, 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 non hanno soldi. Male, molto male. Per me è proprio uno stato inutile. Però qui in realtà non così inutile come. E non posso vassalizzarli però al momento. Non posso proprio perché vassalizziamo già Napoli e abbiamo già abbastanza relazioni. Allora, io direi di migliorare le relazioni col Brandeburgo con questo diplomatico. Perché in effetti abbiamo qualche lontana, però neanche così lontana, possibilità di diventare imperatori, però la Boemia in realtà non vota per noi. Se riuscissimo però a convincere il Brandeburgo, chissà perché la Boemia vota per se stessa, pur non avendo altri elettori che la votano. Va bene, dai, attenzione qua. Si muovono. Momento. Vi muovete. Allora, potremmo anche considerare di vedere se si spostano in Europa, la cosa ci farebbe piacere, così rimanendo isolati non avrebbero scampo. Vediamo se questi, ecco, si sono spostati. Noi abbiamo portato dietro di noi anche la Lituania, però, la Polonia. Vediamo cosa combinano. Il 18 giugno arriva. E adesso? Ankara, vanno ad Ankara. E se noi andassimo ad Ankara prima di loro? Due. Non è detto che arriveremmo prima di loro. Proviamo a vedere. No, è troppo pericoloso. Il 2. Vediamo se noi potremmo essere più rapidi di loro. Vabbè, no, fermiamoci qua allora. Temporeggiare non ha molto senso, devo dire. Proviamo a tornarcene qua con questi. Il nostro miglior generale è questo, tra l'altro. Intanto la riforma si espande. Cavoli. Perché mi lasciate? Non lasciatemi. Ho tolto. Ah sì, certo. Sono stato io il colpevole. Vediamo cosa combinano. Vanno a Oriente e questi ad Ankara. Dovremmo vedere se riusciamo a colpirli da soli. 16. No, sì, ok. Allora,
Oh mio dio, questi cosa fanno? Vanno a Konya? 15, 22, voi siete pazzi. Vabbè, noi andiamo qua. E noi andiamo qua, a questo punto. Qui vanno il 16. No. Adesso si sono riallineati. Ma voi non andate da nessuna parte, vi scongiuro! Adesso vediamo un po' cosa succede, perché... Tanto quasi Aquileia è convertita, non abbiamo rivolte se non sbaglio. Siamo stati abbastanza fortunati, penso, perché il nostro rischio di rivolta... non è affatto basso. Allora, stiamo bloccando tutto. Che altri sbarchi francesi? Il 16. E voi non vi fermate? Siete proprio degli scellerati. Scellerati. Qui quanti siamo? 19 limiti di supporto. Che si sono fermati. 28. Non sembra più possibile questa operazione militare. Io opterei invece per una ritirata strategica. Scappate intanto che siete in tempo. Allora, io opterei piuttosto per far fuori queste vittime molto semplici, diciamo, anziché rischiare troppo. Come mai siamo così? Certamente stiamo perdendo un po' di manodopera in questo modo. Ah, non vi ho detto che abbiamo anche una miniera d'oro adesso, quindi forse vi ricordavate che qua, in queste zone, eccola qua, abbiamo una miniera d'oro che ci elargisce profonde grandi quantità, insomma, di denaro, che finalmente non è più così tanto un problema come in passato, però causa anche un po' di inflazione. Penso che arriveremo in tempo, ma voi davvero volete attaccare con me? Ah no, dov'è che andate ad Anka? Ragazzi, è meglio ritirarsi, io credo. Vabbè che in realtà se ci attaccassero in montagna, sono un po' pericolosi. Arrivo al 6, ok. Andiamo a Smirne, Adrianopoli. Vabbè, qui com'è la situazione? Non è una buona idea. Ok, sono fermi, perfetto. Possiamo stare più tranquilli. Voi cosa intendete fare, ragazzi? Non è affatto una buona idea questa. Ah, 29. Siete un po' numerosi. Un po' numerosi. No, 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 non ci andrete mica davvero. Mio Dio. Ah, ok. No, statevene in montagna. Se vi fate attaccare in montagna potremmo considerare di aiutarvi. Ma di sicuro non altrimenti. Solo in quel caso potremmo. E qui la situazione è più che mai delicata.
standards. Oh mio Dio! No, sleeping standards. Allora, ci sono appunto i riferimenti, gli standard che scivolosi. Nostro uso di istruzioni per la, la battaglia navale ci ha consentito di imporre bloccate spaventose sulle coste nemiche, ma al momento i nostri marinai si stanno in pratica impigrendo. Non possiamo aspettarci che operino sempre al massimo dell'efficienza, altrimenti dovremmo perdere della stabilità e non siamo affatto disposti a perderla. 5. Non si capisce cosa stiamo facendo. Beh, speriamo, ecco, che si uccidano da soli. Io direi di andare a scovare le nostre navi da trasporto, queste, e vedere un po' di... usarle per il nostro esercito. Ok, vediamo cosa combinano. Abbiamo convertito Aquileia intanto. Potremmo convertire Carthly, però non so se convenga in questo momento, forse no, visto che è zona d'assedio. Va bene, qui questi vanno. Wow, sono davvero pazzi. La Tunisia ha dovuto annullare i trattati col Marocco. Marocco che è davvero in pessime acque. In questo momento è completamente sotto assedio. Non so se ne rimarrà qualcosa, però visto che per fortuna lo sta assediando Aragona, in alcune parti, Ankara, tutti ad Ankara vanno. Speriamo che ancora un mesetto... Qual è il limite di supporto di Ankara? Di sicuro non è talmente grande da... No, però voi state un po'... come dire... Vediamo cosa fanno questi adesso, eh? Ok, si stanno uccidendo. Non vanno all'attacco. Allora prendiamo Diogene e facciamo fuori i Climei, che saranno un po' stufato. Arriva un super esercito intanto. Allora dobbiamo sperare in un... Ah, questi vanno... interessante. Forse vanno davvero all'attacco. Qui chi c'è? No leader? Ok... Forse allora è meglio andare di qua. Allora, direi che una cosa molto importante in questo momento è assegnare un leader alle truppe. Quindi provvediamo. Sì, no, diamogli il migliore, dai. Abbiamo pietà di loro. Un momento, devo decidere. Direi... diamogli proprio 1000 uomini. Qui bisogna procedere lentamente perché non è il caso di farci ammazzare tutti. Questi cosa stanno facendo esattamente? Vogliono anche questi farci ammazzare? No, ok, ho cambiato idea. Voi state... davvero curioso. Forse il punto migliore per attaccarli è questo. Però è in montagna. Si può comunque considerare. Ci hanno occupato la provincia. Ok, qui comincerà presto la battaglia.
Ok, non hanno speranze. Ok, li abbiamo distrutti. Allora, in questo caso possiamo assegnare queste due unità col generale all'assedio. Hanno parecchie navi, però non sembrano più intenzionati al suicidio. Andiamo a Parigi. Ups, ci vanno davvero. Allora, voi raggiungeteli. Potrebbe essere una battaglia davvero interessante questa. Si stanno preparando tutti ad attaccarci in montagna. Mio Dio, che battaglia. 2. Vediamo che cosa succede. Sembra proprio che ci attacchino. Allora, forse ci conviene andare qua. Tra l'altro, perché ad Amide non direttamente qua? Speriamo non ci distruggano troppo rapidamente. Qui si attaccano di sicuro. 2. Avverrà l'attacco. Per fortuna abbiamo assegnato il miglior generale a questa operazione, perché sarà davvero decisiva per l'esito della guerra. Ok, siamo sotto attacco. Voi cosa fate? Amid, ci state arrivando pian pianino. Ok. Io vorrei mettere primi non i giannizzeri ma le picche. Vediamo se ci riesco. Sembra di no. Per qualche ragione devo morire i giannizzeri. Preferirei le picche. No, vabbè, forse è meglio che ci siano prima le picche. Giannizzeri! 18, vabbè. Vediamo un po', siamo chiaramente in minoranza numerica stratosferica. Questi arrivano. Però potremmo arrivare in tempo con i rinforzi. Il sacrificio dei boemi è encomiabile. Intanto andiamo a bloccare qua. Speriamo bene, vediamo come inizia la cosa. Bene, come speriamo. Wow, stiamo addirittura facendo più danno noi, grazie al nostro ottimo generale. Vediamo questi a Unia cosa combinano. Speriamo ci aiutino. Stiamo andando molto bene. Il terreno è proprio favorevole a noi. Bene, arrivano anche questi. Vinceremo di sicuro. Che battaglia. C'è il loro stesso, la Macedonia si è rivoltata, accidenti, il loro stesso, come potete vedere, il loro stesso sultano che comanda l'esercito, invece noi abbiamo Diogenes Dukas che comanda l'esercito coalizzato. Speriamo bene. Ok, però arrivano altri rinforzi, stiamo facendo strage di ottomani. Non credo che ci attaccheranno più. Non hanno speranze. Abbiamo calcolato bene i tempi e il nostro esercito naturalmente sarà in parte colpito naturalmente da questa battaglia, però la vittoria ci arride già. Però voi perché rimanete qua? Non vorrete farci perdere... Porca miseria. Servirebbe un soccorso anche per questo esercito. Vabbè, la battaglia comunque è assolutamente secondaria.
cavolo. Stanno quasi vincendo, tra l'altro. Vediamo un po'. L'ammiraglio è morto. Non fa nulla. Non fa nulla. E vabbè, qui era logica la sconfitta, diciamo. Era ineludibile. Intanto osserviamo se magari c'è qualche rivolta in queste zone. No. Arrivano anche i francesi. Forse questi vorrebbero aiutarci nella battaglia. Chissà se arriveranno in tempo. Non credo, però. Spero proprio di no, anzi, proprio. Vorrei sconfiggerli con la massima rapidità. Chissà se riusciremmo a prendere poi questi. No, non credo. Ce la faremo in tempo. Intanto ha preso il comando questo generale formidabile lituano. Wow, 1000, ok, sono spacciati. Quanto mi piace vedere i turchi massacrati in questo modo dal nostro esercito. Intanto, wow, potere diplomatico, ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Dai via, però, stiamo subendo anche noi un po' di danno. Ok, però adesso... Wow, ecco, questo è l'evento in cui volevo essere informato. Vediamo se sono ancora vivi. Mi sa di sì. Il medico ha avuto successo, purtroppo. sì, è ancora vivo. Sto Valois. Il resto era anche giovane. Il re, quindi... Ok, abbiamo vinto guadagnando ben 7 punti e anche un sacco di tradizioni. Proprio cavoli, no? Alla fine del mese, però questo. Potevo aspettare un po' di più. Vabbè. Va bene, questo mese sarà un po' sofferto. Andiamo qua a far fuori questi. Sono senza generale. Vediamo quanto... Stavo dicendo 37. In realtà io non credo nemmeno ci sia veramente bisogno di fare altre battaglie. Questi vanno ad Ankara, però va bene, dai, andiamoci ad Ankara. Poi dovremmo distruggere questi ribelli religiosi. Vedete che Karl è già sotto assedio. Io direi che potremmo richiamare... Ah, volendo... Vediamo un po' come vanno le cose qua. Ok, Safi per fortuna ha occupato la Castiglia. Forse non possono più ammetterlo. Quindi il Marocco. Ok, qui siamo vicinissimi. Intanto io opterei per fare qualche armeria, allora. Armeria, no, qual è l'armeria? Questa, sì, armeria. Facciamo la Ragusa. Andiamo a prendere qua. Qua, la in Slavonia. E in Oltenia, dai. Facciamo tre armerie, in questo modo guadagneremo qualche mese in più. Francesi dovrebbero essere in grado già adesso di vincere, ma noi diamo una mano. Ecco lì con un bot generale. Fantastico. Ok, abbiamo distrutto anche quest'altro esercito e direi che a sto punto andiamo a distruggere i nostri ribelli. Wow. Bravi, bravi. Non seguitemi più. Arriviamo in tempo. Vorrei evitare altre sofferenze. Dovremmo subire un po' di attrito, ma sono i rischi alla guerra. Purtroppo non potremo distruggere interamente queste navi, però. Quest'altro esercito che va tre bisogni, questi altri, sono tutti distruttibili, però abbiamo...
abbiamo già raggiunto il massimo praticamente punteggio derivante dalle battaglie. L'unica cosa che potremmo guadagnare a sto punto, tanto Colonia ha dovuto proprio cedere Colonia a Treviri. Cioè, però esiste ancora lo stato di Colonia, un po' buffo. Volevo vedere la tradizione. Se potremmo farla crescere ovviamente facendo fuori qualche armata. D'altronde, ma vediamo se ho un'idea. Voi andatemi a fare qualche saccheggio. Mentre l'Anatolia è completamente lasciata sgombera, mi sembra il momento più opportuno per saccheggiarla. Non ci avevo pensato prima. E come vedete abbiamo perso. Vediamo quanto è salita la esaurimenti guerra per questo, vabbè. È ancora a livelli totalmente accettabili. Noi intanto ci occupiamo di saccheggi. Tanto i mamelucchi hanno un reggente, voi invece state con noi perché abbiamo bisogno di vincere la battaglia. Un reggente. Poveretti, sono già in una guerra ai contadini, in più devono affidarsi a un reggente. Preferirei non andare a dirne subito. Wow, stiamo avendo un ottimo successo con i cannoni. Pona non si è ancora rivoltata, speriamo davvero riuscire a convertirla a sto punto. Potremmo riuscirci. 22, no, venite insieme a noi. 26. Mi sono dimenticato di questi però. Qui è saccheggiato, sì. Allora, andiamo a Karaman. Gli eserciti sono un pochino dispersi ora. Spero di poter tornare rapidamente. Allora, attacchiamo magari la metà dell'esercito. No, non possiamo. Non possiamo fare nulla. Che cosa potrei. Qui c'è una forte flotta. O l'una cosa o l'altra. Qui sono un po' a rischio. Vabbè, speriamo se la cavino loro una volta tanto. Ok, siamo partiti male però. Vediamo se il turno di fuoco di sciocco, volevo dire, ecco, a nostro favore. E lo è stato. Ecco, bene, non hanno già più speranze. Vediamo un po' come va qua. Ecco, iniziano le riscosse. Andiamo anche a Hamid. Addio ribelli. Io vorrei solo raggruppare le picche, invece i giannizzeri mantenerli nel loro numero. Vediamo se riesco a fare il mio viaggio. Okay.
non sono affatto numerosi. Dove sono finiti gli ottomani veri e propri? Sono nascosti. Non si vedono più. Strano questo. Saranno Dulcadir di sicuro. Questi vanno a Erzurum. Non sembrano ottime idee in realtà. Però ci impiegherò un mese. Per certi versi potrebbe essere conveniente comunque rinforzare. No, non è. Comunque il nostro esercito non è numeroso. È meglio recuperare quel poco di. Rinfoltire insomma quel poco di file che abbiamo perso. Ah, finalmente un altro esercito francese che ci raggiunge. Chi è? No, non è. Questi dove sbarcano? A Izmir? Allora andate prima ad Izmir. No, vogliamo saccheggiare noi la provincia. Qui la Crimea dovrebbe a momenti crollare. Per il momento. Vediamo se riusciamo ad arrivare davvero per primi, bene. Ah no, non possiamo, perché abbiamo occupato. Quanto pare, allora andiamo a Mentese. Ecco, hanno fatto fuori i grandi, però qui è montagna sempre. No, non andate in montagna ad attaccarli. 4. Beh, però se questi li abbandonano potrebbe essere una buona idea. Anche la Crimea è perduta, alla fine del mese richiameremo il nostro. Una galea. Meglio comunque fare qualcosa. No, non c'è bisogno. Direi che non ci ho fatto bisogno. Possiamo richiamare questo. Vediamo, questi vanno 17, arrivano il. Wow! Ecco! Non possiamo vedere come va la battaglia, comunque di bene in meglio mi sembra. Potremmo anche mandare una parte del nostro esercito. In realtà solamente qualche picca ad assediare. Ecco. Smirne. Eh no, questa è Nicomedia. Il Marocco ha dovuto aie. Il Marocco ha fatto una brutta fine, mi sa. Cavoli. Ha fatto a occuparlo subito il Portogallo. Ecco, non esiste più. Il Marocco non esiste più. Niente. Vabbè, pazienza. Questo direi che ci impone. Già ero propenso in realtà, ma questo ci dà proprio l'imperativo, diciamo, di scegliere non le idee di esplorazione ma quelle innovative, perché non me la sento per il momento di dichiarare guerra al Portogallo. Ok, qui c'è ancora qualcosa degno di essere. Questa non è stata. Andiamo a saccheggiare. Ok, qui sono stati sconfitti anche Caracoyolu e i loro amici. Vediamo se riusciamo a far pace. Dopo queste gravi sconfitte non sono. Però adesso sarebbero pronti a far pace in cambio di. Insomma. Se gli cediamo un po' di prestigio. E noi potremmo anche farlo, in effetti lo faremo, credo. Questo quanto. Buono, buono. 100 ducati dagli ottomani ci fanno molto piacere. Ok, voi potete darci 39 ducati.
La Crimea non ve la chiediamo, non gli chiediamo un cavolo in realtà. Non ci importa. Questi sono... Ah. Ma... In realtà possiamo forse reclutare qualcuno qua. Chi è che si rivolterebbe? Nazionalisti. Ma non ci dice di che genere. C'è un po' di nazionalismo, stranamente. Pensavo non ci fosse. Penso siano proprio i crimei che creano questo nazionalismo, perché la Georgia l'abbiamo conquistata pacificamente. Vediamo se però non credo siano particolarmente interessanti le unità che ci fornisce la Crimea. Io direi appunto, vediamo un po' come la situazione. Anche i nostri alleati vogliono far pace, attenzione. Direi che è il momento giusto di fare pace. Sapete cosa faccio? Prima con i Timuridi vi offro un po' di prestigio, tanto non mi importa assolutamente nulla. Perché se non concedo la sconfitta non la farebbero. Ma facendo questo, aspetta però. Beh, no, non possiamo. Sarebbe comodo, ma non possiamo chiederglielo. Vediamo prima cosa succede con la sconfitta di questo esercito. Ok, è stato sconfitto. Non credo cambi pressoché nulla. Non potremo tanto mai fare nulla qua. Io direi proprio di. Mandiamogli pure l'offerta di pace, gli concediamo un po' di prestigio. Diciamo sì, va bene, ve la siete cavati. Avete fatto schifo, però va bene, sì, ve la siete cavati. E chiudiamo insomma la faccenda con i Timuridi. Ok. Abbiamo perso un pochino di prestigio, ma non ce ne importa nulla. Non mi dispiace se fate fuori questi qui nel deserto, in effetti, però prima di fare pace, no? Potrebbe essere una buona idea. E noi intanto saccheggiamo un po' qua e là. Allora, questi li possiamo anche richiamare. Vediamo come va il loro esaurimento di guerra. Inizia a salire, ma non troppo. Potremmo fargli ancora un po' del male, diciamo. Questi ottomani. Perché sto assediando qui? Più interessante questo, così potrei fargli fuori un po' di navi. Vediamo dove vanno ad Aleppo. Speravo qua. Ah sì, vanno ad Aleppo tutti. Perché i francesi invece stanno a guardare? Potremmo anche saccheggiare un po'. Non è sensata la cosa. Statevene qui, dai. Lasciate che... Perché non lasciate che vi attacchino? Boh. Potremmo fare un'altra armeria. Ma sì. Ah, ma sì. Forse. Ma sì, richiamiamo anche questo secondo diplomatico che. E così chiudiamo. Siamo un po' a rischio, va. Vanno a Sivas. Io direi a sto punto di ritirarci con quest'armata. Tanto
tra pochissimo faremo pace. Faremo prima pace con la Crimea e subito dopo con gli ottomani. Non credo valga la pena di star lì a distruggere di nuovo il loro esercito, con perdite anche da parte nostra. L'unica cosa che non mi convince ecco che non avevo considerato 17, vediamo se riusciamo a fare in tempo a fuggire adesso. Ok. È che se riusciamo a salire un po' di manodopera prima di... Perché non mi... Non va qua? Okay. Ah, certo, non c'era il ponte e lo stretto in questa versione. Sì, recuperare un po' di manodopera non mi dispiacerebbe, però non è facilissimo. M'hanno fregato. Vabbè, non recupereremo manodopera subito. Rinunciate a tutti i vostri core. Un'ottima idea. Bene, fine della Crimea. Direi che così basta. 39 ducati. Bene. E adesso potremmo... Sino per come si fa in pianura, sì, no? Non abbiamo speranze di fuggire, quindi dobbiamo far pace. Speriamo che accettino. Non accettano, sti disgraziati. Non è... Ma pensate... Vabbè, qui noi abbiamo solo il generale praticamente. Però... Vabbè, se la sono cercata loro. Hanno voluto questo e l'avranno. Spero che mi aiutino numerosi gli alleati in Asia, ma penso di sì. Il fatto è che non arriveranno rapidissimi e siamo in pianura purtroppo. Era meglio farci attaccare in altre regioni. Vabbè, dai, gli infliggeremo altri danni. Ma alla fine non l'ho fatta l'armeria, scusa. Che cacchio ho fatto qua? Armeria? Ok, allora abbiamo guadagnato così tanto. Ah, certo, la pace. Com'è il loro generale? Beh, è il sultano, ha un ottimo fuoco, un po' meno eccellente invece lo shock, che è la cosa più importante. A Sinope, ok, sta vincendo. Vediamo però. Queste sono picche, se ricordo bene. Quindi non ce ne importa nulla se dovessimo perderle. Speriamo però che arrivino in tempo, insomma, i rinforzi. Non mi piacerebbe perdere l'intera armata. Non credo succederà. Vediamo di rimandare in Brandeburgo uno dei... Potremmo anche offrire un'alleanza al Brandeburgo. Questi ci votano, il Brandeburgo è vicinissimo a votarci. Certo che gli offriamo l'alleanza. Ok. Cavoli, potremmo davvero diventare... Questo non sarebbe un colpo di scena pazzesco, diventare imperatori al posto dell'Austria. Non ci credo quasi. Chissà perché sono così propenso. Ah, 48 anni. Potrebbe anche morire.
perché sono così favorevoli a noi? Alleanza. Per la reputazione diplomatica, il prestigio e la legittimità. Abbiamo parecchi pregi, in effetti. Dai ragazzi, sbrigatevi. Oh yeah. Vedo un po' brutto qua. Il 15. Potremmo resistere fino al 15. Intanto osserviamo. Caracognollo. Non ci importa molto distruggerlo. Vediamo se accetterà. No, non accetterà. Mamma mia. Resisteremo ancora qualche giorno. 13, 14. Sì. Proprio per pochissimo ce l'abbiamo fatta. A questo punto evidentemente gli ottomani sono senza scampo. Io direi, ragazzi, ma statevene pure tranquilli. Ok, vediamo secondo voi dove potrebbero fuggire. Abbiamo convertito Ippone intanto. Secondo me sfuggono qua. Questa è la mia sensazione, vediamo se è giusta. Però magari facciamo qui prima. Potremmo optare proprio per la loro totale distruzione. Così imparano a non far pace alle nostre condizioni. Ok. Hanno perso un bel po' di uomini, noi poco più di 1000 uomini. No, sono andati di qua. Vabbè, penso che adesso potrebbero fare anche pace. Esatto. Bene. Un po' mi piace questo fatto che vengano continuamente distrutti. Vediamo se vanno a Erzi. Oppure a Duldakir. Potrebbero andare. Mi dispiace distruggerli. Però d'altronde... dobbiamo fare l'occidentalizzazione, penso. Ma vediamo solo un attimino che cosa succede. Intanto abbiamo un diplomatico libero e lo manderei naturalmente qua. Vediamo se ora abbiamo... esatto. Ora saremmo siamo virtualmente imperatori. Se muore oggi il re d'Austria, o meglio imperatore d'Austria, accidenti a te. No, tu non so dove mandarti, ti rimando qua. Okay. Non attaccatevi a me. Speriamo bene. Far fuori questo esercito sarebbe davvero il modo migliore per concludere questa guerra. Vediamo un po'. Penso che si fermino davvero lì. Ci arriviamo in tempo noi. Esatto, sono fermi lì e questi arrivano il 30. Geniali. Ok, avete voluto la guerra anziché la pace? Bravo. Mando un attimo qui il diplomatico. Bravi, bravi, bravi. Addio l'esercito ottomano. Sì, potremmo divertirci come l'altra volta, ma purtroppo non è questo il caso. Per il semplice motivo che dobbiamo procedere all'occidentalizzazione spendendo questi punti. Allora facciamo passare il mese e richiamiamo questo diplomatico. Sono 26. Book burning. Incendio. Hanno fatto l'incendio di libri. Wow. Un disastro. Però chissà proprio perché non si vogliono. Questi non sono i siriani. I siriani non si ribellano. Mentre i mamelucchi sono nello sfacelo completo.
Siamo anche quasi fuori pericolo per la guerra dei contadini. Ci teniamo qualche mese di rischio, ma dobbiamo. Prossimo mese andiamo al 100%, ma inizieremmo anche, credo, il secondo però. Non le iniziamo subito, allora facciamo un'ultima armeria dove possiamo farla ad Aquileia, perché no? Finalmente ortodossa. Direi di iniziare. Ma sì, è giusto. Perché non ci ho pensato? Andate a Cartli voi. Ok, gli ottomani per una seconda volta brutalmente sconfitti da noi. Purtroppo però questa volta non potremo approfittare, diciamo, di questa sconfitta per chiedere loro territori, ma dovremmo accontentarci vabbè, di vassalizzare Napoli, che tutto sommato è quello che volevamo. Altro andiamo a causa di. Certo. Andremo oltre il limite di supporto, il che forse ci potrebbe indurre a considerare la possibilità di non. Insomma, annettere subito il papato. Di annettere subito il papato, perché non mi piace perdere punti diplomatici. Dovremmo anche migliorare le relazioni, in effetti. Volendo, no, non abbiamo molto tempo. Non saprei. Sì, andiamo oltre. Non avevo pensato a questo piccolo problema. Però, tutto sommato, dai, che potremmo fare. No, aspettiamo ancora qualche mese. Voglio farmi attaccare dalle flotte ottomane. Vediamo se ci riusciamo. Vediamo un po' che cosa capita qua. Migliorare le relazioni col papato per procedere subito alla sua annessione. Non sarebbe male. Brandeburgo è addirittura ancora disputata la successione. Queste quando le arrivano? 24. A noi conviene fare una strada un po' diversa. Sti maledetti, non vogliono proprio. Adesso provo qualche altra strategia. Ok, abbiamo fatto fuori anche una loro armata. Mi fa molto piacere, vedi, c'è sempre qualche buona notizia. Impossibile. Fargli fuori ste maledette navi. Questa era già saccheggiata, sì. Siva San.
ce l'abbiamo fatta per un pelo. Migliorare un po' ancora col Brandeburgo. Sì, siamo proprio al limite, possiamo dire. Vediamo se riusciamo a convincerle a uscire dalle loro tane. No, chiaramente non sono più così stupidi. Riusciamo in qualche modo. Ah sì, davvero siamo finiti in battaglia con una nave, due navi. Pazzesco. Sono proprio stupido. Ho fatto fuori qualche galea. Forse le galee sono più facili da affrontare. Le navi commerciali invece tendono a rimanere più in porto. Allora, alla fine del mese però finiamo i punti. Vediamo un po' se in Istria ci sono. Si era convertita l'Istria, no? Ah sì. Potrebbe essere una buona idea spendere qualche punto per l'Istria ed evitare così rivolte quasi certe nei prossimi 15 anni. La Macedonia, la Bulgaria. Altrimenti dovremmo sprecare qualche punto oppure fare pace. No, non possiamo già più far pace in questo. No, facciamo pure il trattamento in Istria, dai. Così facciamo soffrire ancora un pochino questi ottomani, che è un po' il nostro sport preferito. Borghesia richiede privilegi. Maledetta borghesia. Te li nego. Proprio gli eventi peggiori devono capitarci. Perché voi siete qui? Non lo so. Vogliono intervenire. Vabbè, forse si potrebbe davvero optare per un assedio, ma non sembra neanche sia il caso. Hanno problemi, come potete vedere, gli ottomani con l'esaurimento di guerra. Io non so per quanto potremo continuare così, però ci fa anche bene per un po' per la manodopera, soprattutto quando saremo usciti da. Però forse. Votateci! Ma io tenterei comunque di mantenere soprattutto questa possibilità di essere eletti. Direi che è un'ottima cosa. Speriamo muoia ora, dai. Perché poi quando usciremo dalla guerra effettivamente perderemo un po' di favore, credo, da parte degli alleati. Non
Vediamo se riusciamo a distruggere queste navi. Sarebbe buono distruggerne anche alcune altre qua, ma probabilmente quello non è possibile. Io ci provo in tutti i modi. Io direi che possiamo iniziare la conversione di queste province. Non credo però possiamo convertirne altre al momento. La Macedonia potrebbe essere l'unica. La Macedonia. Però ci vuole un po' troppo tempo. Aspetterei un pochino per la Macedonia. Riusciremo a concludere questo assedio? No, forse sì. Devo far soffrire un po' gli ottomani, lo sapete, è un po' la mia passione. Però non riusciamo a guadagnare mano d'opera. Siamo stati un po' troppo in territori nemici. Invece nel territorio degli ottomani delle folle colpiscono gli infedeli, accidenti, i nostri compagni ortodossi probabilmente. Ok, una flotta fa una brutta fine. Bene, bene. Queste non dovrebbero avere generali. Noi siamo galè, perfetto. Vita breve, brevissima. Non si è riusciti a catturare navi, però siamo comunque soddisfatti. Hanno cancellato persino l'embargo, tanto sono terrorizzati. Ormai sono assediati a tappeto. Io direi, ecco, di puntare alla distruzione di nuovo della loro marina. Ci fa sempre molto piacere fare qualche scherzetto. Guarda, non hanno proprio più niente, nessun potere commerciale. Finalmente qua intanto abbiamo raggiunto il livello richiesto di relazioni col papato per fare la pace. Non riusciamo però a migliorare qua. Si vede che anche l'Austria sta migliorando le relazioni con loro, accidenti. Non ce la lasceranno vinta facile gli austriaci. Direi proprio no. Tutti i territori ottomani sono sotto assedio. Potrebbe davvero considerare anche la Macedonia, però... Perché no? Ma... Ci si impiegano 6 anni, mi pare. Neanche 6 anni. Però adesso affronteremo un'occidentalizzazione che è piuttosto difficile, quindi forse è meglio attendere la fine di quel procedimento per convertirlo. Cavoli, sono rapidi. Sono rapidi. Qui non si rivoltano invece. Dobbiamo trovare qualche scamotage. Vediamo se c'è qualcosa che ancora non abbiamo fatto. Ecco, questa non l'abbiamo fatta. Vabbè, per un mesetto rinunciamo questo, perché vogliamo assicurarci un massimo a favore del Brandeburgo. L'Austria proprio non intende mollare l'osso. Ok,
Ok, qui siamo vicini, speriamo che qua succeda qualcosa di molto positivo. Dai, c'è stata carenza di cibo. Possiamo anche costruire un'altra armeria se c'è bisogno. Ok. Oggi me la senti fare un episodio un po' più lungo del solito. Ecco, così adesso, ciao austriaci, dovremmo avervi seminati almeno un po'. Vediamo. I milanesi intanto fanno riforme finanziarie, ma continuano gli austriaci. Sono più rapidi di noi nel miglioramento delle relazioni. Ma no, in realtà non si capisce bene come. Ah, no, forse hanno rinunciato adesso. Non stanno più migliorando le relazioni con loro. Bene, bene, bene. Ah, li abbiamo fregati. Rifacciamolo qua. Penso serva, però non è neanche detto che serva. Direi potremmo migliorare con la Polonia questo mese. No, dove. Maledetti. Dovevamo mandare qualcuno in effetti a evitare che succedesse questo. Vabbè, nulla di grave, dai. Perché poi si sono spostati? Spaventati da questi 1.000 uomini, forse? Vediamo se diminuendo le dimensioni della flotta gli è in mente di uscire comunque, ma non credo siano proprio così. Farla quest'armeria, no, l'armeria. Ormai di armerie ne abbiamo molte e abbiamo quasi raggiunto i 12.000 uomini che ci servono per stare al sicuro. Dai, state buoni. Bene, cosa fanno? Dov'è il nostro. Dai, vincete sto assedio che così. Il prossimo mese probabilmente sarà quello buono. Qua? No! Cosa hanno fatto? Come hanno fatto? Hanno fatto un matrimonio reale, forse? Disgraziati, mi hanno fregato, mi hanno fregato. Ma non è detta l'ultima parola. Il prossimo mese vi sistemiamo. Questi. Ah, abbiamo conquistato Sinope. Vediamo se riusciamo anche a concludere qua, come spero. Nuovo sultano. Wow! No! Vabbè, 70%. Però qua. È una grande sfida per l'elezione qua.
Chissà se si stanno uccidendo di debiti gli ottomani, spero proprio di sì. Qui non possiamo più purtroppo spendere questi punti, a meno che vogliamo. Calabria, vediamo cosa c'è. Tarnovo, Macedonia. Beh, in effetti però. No, la Macedonia costa troppo. Vabbè, non credo ne valga la pena di spendere altri punti per un mese poi. Vediamo come va prima di tutto. Rinunceremo a qualche punto. Quanti punti? Non riusciamo a spenderli? No, in nessun modo. Eccola. E vabbè, sì, rinunciamo a 4 punti per distruggere la flotta ottomana, ci sta. Bene, e adesso possiamo far pace. 40, 60, vediamo se ci dà 89 o 60, penso 60 in realtà. Non rinunciamo certamente, possiamo anche fare forse altre cose. Costa troppo. Però questo potremmo dirglielo. Ma sì. Proprio senza pietà per gli ottomani. E sigliamo la pace. Vediamo un po'. Ok. Possiamo spendere qualche punto. Di nuovo. Lo farei qui comunque, sì, per forza. Adesso possiamo vendere a Napoli il Salento. A zero, però non fa nulla. Bene. Abbiamo una relazione in più, appunto. Dobbiamo vedere se riusciamo. Offrire l'accesso militare dovremmo avere finalmente di nuovo, ecco, il vantaggio sull'Austria. Che sfida. Adesso dovremmo migliorare anche un po' le relazioni con la Boemia, credo. Qui abbiamo quasi l'esercito necessario. E guardate qua, possiamo occidentalizzarci, ma tutto ciò accadrà nel prossimo episodio. Grazie per aver guardato il video e naturalmente guardate in descrizione per le mappe. Alla prossima!